Si è tenuto sabato scorso presso l'aula consiliare del comune di Agropoli l'incontro dal titolo Nel nome di Francesco. Per l'occasione sono state ripercorse le celebrazioni degli 800 anni dalla presenza di frate Francesco ad Agropoli e del suo incontro con San Daniele Fasanella. Inoltre padre Enzo Fortunato, responsabile della comunicazione del Sacro Convento di Assisi, ha presentato il libro Francesco il Ribelle. Innanzitutto un ringraziamento all'Associazione Spirito Francescano, perché questo è un altro passo verso ancora una volta un approfondimento e un rafforzamento dell'idea del passaggio di San Francesco ad Agropoli e quindi un altro passo in avanti in questa direzione. La nostra aspettativa è continuare e la nostra speranza più grande è di organizzare degli eventi che possano sempre più far conoscere sia il famoso scoglio che la statua e innescare dei meccanismi sempre virtuosi anche di carattere turistico oltre che religioso. Chi lo sa se un giorno tutte queste combinazioni, ecco quest'anno 2019 dedicato a San Francesco e per tanti motivi riconducono anche la nostra città all'idea di San Francesco, chi lo sa se riusciamo veramente a organizzare un evento per cui proprio Papa Francesco possa venire ad Agropoli a visitarci e a darci quell'ulteriore slancio che ci serve per il nostro percorso. Noi naturalmente ci proveremo, anche perché le combinazioni sono tante. Francesco è il nome di Papa Bergoglio, l'anno dedicato a Francesco, il nostro scoglio, tante cose che sembrano andare in quella direzione, quindi noi ci proveremo. Il settembre culturale dedicato a San Francesco, quindi tante cose che vanno in quella direzione. Se non succede ora, non succede.